Amici di Sportland, buonasera, benvenuti al centro sportivo Bettinelli, dove sta per andare in scena la seconda giornata del campionato di calcio a 7 over 45, girone B, di fronte Atletico ma non troppo e in Andorloni. Vediamo chi avrà la meglio. Attenzione, subito il cross dentro, la risposta attenta da parte di Vassalli. Negri cerca la conclusione in porta e Vassalli ci arriva come un gatto. Poi palla messa dentro e in qualche modo entra in porta con la clamorosa deviazione. Dove attenzione, conclusione in porta tentata da Gentile. Parte opposta con il taglio dentro di Bartolomeo, che è solo nel rigore. Mancino, Vassalli bravissimo. Poi ancora di Bartolomeo, mette dentro. In conclusione ancora Vassalli, bravissimo con i piedi a salvare il gol fatto. Poi rovesciata. Qui la conclusione in porta tentata da Trimboli, bravissimo Vassalli a mettere in angolo. Tutto qui la conclusione e il salvataggio della difesa. Tanta attenzione, conclusione deviata in calcio d'angolo. Tutto pronto, Ricciardi va direttamente in porta, Vassalli alza in calcio d'angolo in inferiorità numerica. Qui subito conclusione, deviazione, palo sul tiro da parte di Mariuzzo. Tanta attenzione, Licciardi in area di rigore, Licciardi tocca dentro per Di Bartolomeo che di sinistro non riesce a dare forza al pallone. Tanta attenzione, il destro, la grande parata del portiere, straordinario Armani qui sulla conclusione. Poi Negri, straordinario, si avventa sul pallone e lo riconquista. Negri, salta il portiere, destro, grande parata e poi alto. E finisce qui, finisce con il successo di Atletico ma non troppo per 1-0 sui Nandorloni. Allora, eccoci qua in compagnia di Ivo Licciardi, la capitana di Atletico ma non troppo. Oggi è partita molto equilibrata, molto bella, sofferenza nel finale dopo l'espulsione del vostro compagno. Che partita è stata? Una partita dura, come avete visto. Ci dispiace per quello che è accaduto, perché non siamo una squadra che la mette sull'agonismo in questi termini, ma i nervi a volte saltano. E bravi loro, secondo me bravi loro, hanno tenuto bene il campo, secondo me è una questione di posizione, hanno corso molto meno di noi, noi abbiamo corso a vuoto, stiamo rientrando piano piano perché abbiamo avuto qualche problema dopo l'estate, ci eravamo preparati bene ma abbiamo perso un po' di condizione, però come sempre i tre punti fanno la differenza e andiamo avanti. Esatto, la prima vittoria stagionale fa sempre piacere, si riparte da qui e ogni partita poi voi la affrontate con lo spirito proprio del divertimento. Assolutamente, ha inquadrato la situazione, per noi è un piacere far finta di essere giovani e quindi a volte ci viene meglio, a volte meno bene, però è veramente la passione che ci muove ed è veramente fantastico la partita e il post partita. Adesso il bello arriva adesso quando andiamo a bere la birra. Complimenti ragazzi, alla prossima, ciao! We'll be right back.